Oddio! Questo sembra molto... Che c'è? Lui ha una mantella viola, vuol dire che è un funerale. Forse... Quindi c'è un vestito di viola. Questa è lei. Cosa c'è? Si è mossa la sedia, secondo me. Oddio! Hai preso in videocamera? Sì, sì, sì. Giorni 3, ore fuori 7, ore fuori 8, ore fuori 6. Che cosa lo significa sento, ore fuori? Ore fuori può essere ore lavorate. E fuori dove? Che ce le ha fuori, che non sono state fatte. È di 3 ore, fuori 7. 3 ore, fuori 8. O qualcuno che lavorava per la famiglia. Aspetta, non è finita qui. No. Guarda che c'è dietro. C'è un altro. C'è sempre Gualtiero. Pagato Gualtiero fino a oggi. Vedi? Questa qua è gente che lavorava per lei. Pagato Gualtiero fino a oggi. Quindi lei teneva il calcolo delle ore. E come ho detto io, prelievo sangue. Gualtiero 3 ore, 9 e mezzo, 12 e mezzo, 13.45, radiologia 3, vabbè, quello lì è un impegno suo. Pagato Gualtiero 150.000 fino a oggi. Queste qua sono ore lavorate di qualcuno che lavorava per lei. Questa firma è come una firma di busta paga, come una conferma di sì, ho ricevuto questi soldi. Esatto. Perché il fratello dovrebbe essere arrabbiato con la sorella? Cos'erano questi soldi? Che lavori faceva? Comunque l'abbandono improvviso mi fa pensare che abbia trovato qualcosa, o magari suo padre in fin di vita gli abbia confessato che c'era qualcosa di valore. E lei sì. È andata avanti un po' di anni, poi l'ha trovato ed è scappata. E il fratello è arrabbiato per questo. Sì. È molto probabile che sia così. Andiamo nello studio. Scarpe da ballerina? No, sono delle spadriglias queste qua. Provenienti dalla Spagna. E qua. Questa sedia. Questa qua mi... Questa sedia mi... Non lo so. Inquieta. Sì, ma già da oggi. Oggi pomeriggio c'era quel libro lì. Sai che non ci ho fatto caso? Guarda quante fotografie. Sì. Guarda lì. Aspetta, aspetta, aspetta. Trovo il headshot. Questi sono molto... Che c'è? Ma lui ha una mantella viola, vuol dire che era un funerale. O forse... Quindi sono vestiti di viola. Ma questa è lei? Funerale. Forse è lei. Potrebbe essere lei questa qui. Potrebbe. Andiamo avanti, andiamo nello studio, che devo cercare qualche risposta lì. Vediamo.
Ecco, io oggi questa sedia di fronte alla sedia dell'hotel sono sicuro che non c'era, ma sicuro al 100%, perché io l'ho inquadrata con la telecamera da qui. Aspetta, hai ragione. Sai perché? Sai perché? Ti ricordi che io ero qui e ti ho detto questi erano i materassi, sì, del letto di sotto? Sì. E io non mi ricordo di aver urtato sta sedia. No, no, così. Io ho inquadrato la sedia dell'hotel chiedendo a Davide cosa avesse, sono andato fino a qui. Bravo. La sedia non c'era. Non c'era. Inquadra la sedia un attimo. È stata smontata. Ha il bracciale smontato. E non era così oggi. Oddio. Quello. Cosa c'è? Si è mossa la sedia, secondo me. Oddio. Hai preso in videocamera? Sì, sì, sì. Strano, neanche una risposta. No. Lei è K2, lei è la stessa box. Però io ho avuto l'impressione che la sedia si muove. Di poco, ma che si muove. Poco fa si è anche illuminato un pochino. E poi ho sentito dell'aria proprio fredda, dell'aria gelida, che passa, sì, qua. Secondo me dobbiamo andare nello studio. Sì. Andiamo nello studio. Secondo me. Questa è la camera da letto. Forse di là lo studio. Questa è un'altra sala che mi... Sì. Mi mette abbastanza... Sì, a disagio. E lei disegnava? Sì. E se la verità fosse anche un suo disegno? Ok. Proviamo a cercare lo studio. Sì, è qua. È qua, è qua. Ok. Biglietti a visita. La famiglia PR. Che significa? PR. Oh mio Dio. Che cosa può essere? Tutti uguali. Sì. Sì, c'è un portabigliettini da visita. Ma scusa, chi è che ha un biglietto da visita con scritto la famiglia? Non lo so. Però adesso che ci penso bene, lui ha lasciato la casa a entrambi i figli. Sì. Ma solo lei è venuta a vivere qui. Sì. Ma è venuta a vivere qui quando lui era ancora in vita? Oppure no? No, dopo la sua morte. Siccome l'hanno ereditata entrambi, però lui è andato a vivere all'estero, è venuta a vivere qua solo lei. E se avesse cambiato in qualche modo il testamento? Probabile. Noi magari non conosciamo bene la storia, non la possiamo conoscere con l'esattezza dell'accaduto. Però potrebbe essere. O magari l'avevano ereditata entrambi, però siccome lui magari era all'estero già da prima, magari non sapeva neanche che l'avesse ereditata lui, o magari gli è stato tenuto nascosto. Ok, siamo nello studio di tuo padre.
Vogliamo delle risposte. Vuoi dirci che cosa è successo con tua sorella? Ha detto qualcosa. Che fine ha fatto tua sorella? Ti ha tenuto nascosto l'eredità di questa casa? Sì! Bellissimo. Tuo nonno! Ma era chiarissimo! Ti ha tenuto nascosto l'eredità di questa casa? Ti ha tenuto nascosto l'eredità di questa casa? Ti ha tenuto nascosto l'eredità di questa casa? Quindi ti ha tagliato fuori da tutto! Sembrato tipo Ti ha preso qualcos'altro? Sì. 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 Che cos'è? I soldi? Se sei pentita di ciò che hai fatto tuo fratello, basta che gli chiedi scusa, vieni qui, vai fuori e chiedi scusa. Dimmi se sei capace di farlo. Benissimo. Benissimo. Beh, lo speriamo. Speriamo che riescano a far pace, se questa è la verità dei fatti, ma è l'unica spiegabile. Perché anche razionalmente parlando, chi lascia una casa così, una casa con delle attività, perché abbiamo visto in quel calendario che qualcuno veniva pagato per dei lavori giornalmente, quindi sicuramente c'era un'attività agricola, forse come ai tempi ce n'erano molte da queste parti, e quindi secondo me è stato un furto di eredità da parte della sorella, che è scappata via con l'eredità, e lui, quando è tornato per prendersi la sua parte, non ha trovato più nessuno e magari sarà ritornato in Inghilterra. Quindi finiamo qui l'indagine, forse questa è la risposta e speriamo che questa sia la fine.